Salve a tutti amici di Tele Santa Marinella e benvenuti alla prima edizione live del nostro telegiornale da Alessandro Fiorucci e Sara Fiorini. Come potete vedere siamo in diretta. Che ore sono, Alessandro? Sono esattamente le ore 10 e 34 minuti, Sara. Abbiamo fatto ritardo, Sta scorrendo, come potrete vedere in sovraimpressione, un numero di telefono per parlare in diretta con noi alla fine di questo giornale. Sulla questione della viabilità delle zone Fiori, Elcetina e Valdambrini. Quale può essere la soluzione? Chiamate il numero 347-79-31054 alla fine del TG. Risponderemo alle prime tre telefonate. Giusto, Alessandro? Giustissimo, Sara. Bene, ora iniziamo il nostro telegiornale, come di consueto, con la politica. Bene. Nel Consiglio Comunale di venerdì scorso sono stati approvati diversi punti all'ordine del giorno, mentre è stato rinviato al 10 giugno prossimo la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione 2008. Questo per permettere all'opposizione di valutare in modo più approfondito il bilancio. Tra i punti approvati vediamo il piano triennale delle opere pubbliche, ed i lavori da eseguirsi nell'anno in corso, l'istituzione dell'addizionale IRPEF ed il mantenimento delle aliquote ICI su seconde case e attività commerciali. Bene, giovedì 5 giugno alle ore 11 in via Aurelia numero 605 presso il centro commerciale Maiorca sarà inaugurato il poliambulatorio ASL. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco Roberto Bacheca, il vice sindaco e assessore alla sanità Eugenio Fratturato ed il professore Marco Biaggini, direttore generale della ASL RMF. Bene, il capogruppo di Un'altra città è possibile, Paola Rocchi, torna a chiedere lo spostamento dei consigli comunali in sedi più capienti e comode. È veramente imbarazzante vedere la metà della gente seguire il consiglio per ore ed ore in piedi, afferma Paola Rocchi. Verrà abbattuto tra pochi giorni il manufatto fatiscente di Viale Lazio. Questo l'annuncio del sindaco Roberto Bacheca, grazie ad una ordinanza effettuata congiuntamente al comandante del Corpo di Polizia Municipale, il dottor Claudio Jacobazzi. La struttura in legno che nel passato ha ospitato l'officina di realizzazione del carro allegorico del rione Valdambrini, ad oggi costituisce un pericolo incombente per la collettività, specialmente per i tanti bambini che frequentano il vicino parco di via Lazio. Bene, apriamo con lo sport. Dunque, il Santa Marinella Calcio, dopo aver smaltito l'amarezza per la retrocessione, è pronta a ripartire. Il primo tassello per la prossima stagione è stata la nomina del nuovo tecnico Paolo Di Martino, che avrà il compito di riportare le compagnie rosso-blu in eccellenza. In breve dal comprensorio. Il neopresidente della provincia Zingaretti ha incontrato a Palazzo Valentini alcuni sindaci di prima fascia ed ha presentato le proprie idee per rilanciare la provincia. Tra le priorità ci sono la mobilità, le infrastrutture, il traffico, investimenti sulla raccolta differenziata e impiego dei fondi regionali. Alla Dispoli la campagna di sensibilizzazione sull'uso dell'energia alternativa e la riduzione dei consumi idrici parte dai più piccoli. L'amministrazione comunale ha consegnato ai bambini nei tre circoli didattici e nella scuola media dei kit per ridurre il consumo di energia ed acqua. Bene, ora con questo è tutto. Ringrazio io il direttore artistico per oggi è tutto. Grazie da Sara Fiorini. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci.